Bentornati a tutti, buon lunedì e buon inizio settimana, amici del pub. Dai, che direi come dicevo prima, no? All'inizio prima che partisse l'Odlin, fa sempre piacere iniziare la settimana, no? Con questi squeeze rialzisti, no? Con queste fasi un po' di respiro, anche perché, ragazzi, diciamo che dal 5 luglio, negli ultimi 10 giorni, abbiamo assistito a un più 18%, che fa sempre piacere. C'è stato un minimo di ritracciamento, però diciamo che i 64K non ci fanno paura per il momento. Per il momento. E anche lì, guardando un po' dalla grafica che c'è sulla pagina Notion, possiamo vedere che in realtà sì, Ethereum e Bitcoin si sono ripresi, ma il mondo altcoin ancora, no, è un po' diviso, no? C'è una parte che stenta a riprendersi, un'altra parte che invece sta registrando delle percentuali interessanti. Comunque siamo in quella fase lì in cui ancora c'è veramente tanto da costruire, o forse qualcosina da attendere. Prima di iniziare, però, io vi ricordo che questa puntata la trovate, chiaramente per chi è in live, per chi vuole ascoltarmi in live, sono sempre su Twitter il lunedì e il venerdì con l'orario estivo, che inizia appunto, la puntata inizia intorno alle 2:20, poi si ascolta la musichetta, si cazzeggia un po' pre-live, eccetera, e poi inizia, diamo, no, cominciamo finalmente poi con la puntata, quindi lunedì e il venerdì, ma poi non vi preoccupate se non riuscite a seguire in live, la trovate dopo qualche minuto, il tempo che ci vuole a YouTube per caricare la puntata, appunto la trovate su YouTube, sul nostro canale YouTube, che se non siete ancora iscritti, io non so perché non siate ancora iscritti, ma fatelo, cioè subito, subitissimo, anche perché ogni sabato facciamo uscire delle interviste esclusive, teoricamente di 21 minuti, ma voi si tenta sempre di mantenere i 21 minuti, ma si sfora spessissimo, e sono delle gran belle interviste, quindi insomma non poi trovate tutte le puntate del pub, insomma ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube anche solo per darci supporto e per farci capire che insomma vi piace quello che facciamo. Andando un po' avanti, quindi qui nel video, nella pagina Notion, che è accessibile e gratuita per tutti quanti voi, quindi utilizzatela perché ci sono anche vari approfondimenti, ci sono tutta una serie di tutte le notizie che abbiamo visto qui all'Odlin, quindi veramente è un po' una gemma, no? Ci sono tanti spunti di riflessione abbastanza interessanti. E nella pagina, no? Nella home page di questo Notion che ho creato appunto per voi, per l'Odlin Caffè, ci sono gli eventi macro della settimana. Eventi macro che, diciamo, questa settimana, settimana tranquilla, mettiamolo in questo modo, no? La settimana scorsa è stata una settimana molto più impegnativa, con eventi interessanti, li abbiamo visti, ma oggi li vedremo ancora di più nello specifico. Questa settimana, ragazzi, finalmente un po' di respiro, anche perché poi la prossima già si comincia, no? Con i tassi della Federal Reserve, insomma, si ricomincia un po' con la giostra, e quindi lì dovremo vedere un pochino come va. Intanto oggi io mi voglio focalizzare veramente tanto, oggi giornata che dedicherei un po' alla macroeconomia. Dice che due palle la macroeconomia. Beh, no, in realtà ci sarà anche altro, però sapete, il lunedì, il fine settimana di solito non succede un granché, quindi il lunedì lo utilizziamo per fare approfondimenti, in particolar modo report, ma anche approfondimenti, in questo caso, no, quelli macro, così vediamo un pochino di tessere le fila di questo disegno sempre complesso, difficile da capire, da interpretare, che è quello della macroeconomia attuale. E difatti, ragazzi, noi l'abbiamo visto negli scorsi giorni, tra l'altro quello stronzetto di Bitcoin, quando ho scritto il messaggio, quando ho scritto l'articolo, ancora stava, doveva pompare, doveva squeezare, quindi ho parlato di un momento difficile. Ok, non siamo usciti da questo momento difficile, diciamo, mettiamolo in questo modo, siamo sempre sui 60.000, scorsa settimana eravamo intorno ai 56-57, cioè non siamo andati sotto il baratro, attenzione, però sicuramente un momento così di stagnazione che a molti ha creato, ha portato tanti dubbi, ha portato
i timori, no, su quello che stava accadendo sui mercati. Forse è finita, forse non vivremo mai più un bull market come prima. Sapete benissimo, ahimè, quali sono, no, i vari sentimenti e le varie emozioni che si susseguono in queste fasi. Fortunatamente nell'arco del fine settimana, come dicevo prima, c'è stato uno squeeze. Alcuni lo hanno rimandato un po' alla questione di Trump, che insomma, beh, dai, cioè, non credo che sia legato a questo. Ci sono tanti fattori effettivamente che hanno creato questo squeeze. Da una parte, no, l'attesa per un ETF spot, la quotazione degli ETF spot su Ethereum proprio nei prossimi giorni. Ci potrebbe essere anche, no, questa sorta di aspettativa effettivamente molto elevata per quello che sarà il discorso di Donald Trump alla conferenza questa di Bitcoin che avverrà tra una decina di giorni e alla quale, nonostante l'attentato, ha confermato di partecipare. E quindi questo potrebbe essere, no? C'è, cioè, questa commistione di fattori, di dati che possono effettivamente portare un po' di... hanno potuto portare magari a questo squeeze dei bear nell'arco degli scorsi giorni. Però guardiamo sempre, non soffermiamoci. Ahimè, il mercato quello che fa è trascinarti, no? È una sorta di canto della sirena che a un certo punto ci ammalia, ci estranea completamente da quello che sta accadendo. E ragazzi, è un meccanismo. Questa è l'analogia che mi è sempre piaciuta di più in assoluto, no? Quando si parla di mercati finanziari, sono meccanismi di trasferimento dalle mani forti alle mani deboli, trasferimento dalle mani impazienti a quelle pazienti, e questo è quello che accade. Perché accade questo? Perché molto spesso ci troviamo intrappolati, no, in pensieri negativi dovuti magari alla fase attuale del mercato, che non sta facendo quello che ci aspettiamo, l'altcoin di turno che invece di salire scende, le solite cose che conosciamo, chi meglio di noi può conoscere. Però è importante, ragazzi, in questi casi qui, e soprattutto dopo una settimana come quella passata, quella scorsa, che ci ha lasciato delle informazioni, delle briciole, ma sono informazioni molto molto importanti per quello che possono essere i prossimi mesi. Allora è importante in questi casi non lasciarci trascinare dai mercati che fanno un po' quello che vogliono sulla volatilità giornaliera, ma cercare di capire che direzione stiamo prendendo. Quindi la puntata di oggi vuole essere no, si vuole dedicare esattamente a questo. E partiamo un po', no, dalla visione in generale. Quello che sta accadendo attualmente è che Bitcoin sta un po' seguendo i cazzi suoi, diciamolo in questo modo, no? Se il mercato va in una direzione, sappiamo molto spesso Bitcoin, ma insieme alle criptovalute li abbiamo sempre tenuti un po' di pari passo con quelle che sono le aziende high-tech del settore tecnologico, per esempio degli Stati Uniti, con il Nasdaq o la parte legata al tecnologico dell'S&P 500. Per quale motivo? Perché fino ad oggi, no, viene un po' inquadrato in questo modo, no? Viene inquadrato come asset tecnologico, ipertecnologico, come una sorta di esperimento. Abbiamo parlato tante volte, stiamo parlando di asset, quindi a livello finanziario. Attenzione, non ci infiliamo in altro tipo di discorsi più filosofici, sui quali tra l'altro siamo d'accordo, perché altrimenti non staremmo qui. Cosa succede? Succede che nelle scorse settimane, mentre c'era un enorme consenso, ragazzi, il 2023 credo che forse, a parte gli inizi, a parte i primi mesi, a parte fino a quando non è arrivata la Federal Reserve a tappare un bel cerottone sulle banche, sulla crisi delle banche regionali, poi dopodiché nessuno praticamente ha più pensato all'hard landing, no? Non c'era proprio, cioè, non si pensava alla recessione di qua, di là. Addirittura si pensava, lo sappiamo benissimo, che il 2024 sarebbe stato costellato di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, ma con una visione molto bullish, quindi dei tagli progressivi, lenti, che seguivano un po' senza grossa fretta. Perché? Perché quando la Federal Reserve si trova costretta a dover tagliare i tassi
tassi di interesse e lo fa molto molto in fretta, cosa significa? La maggior parte delle volte significa che siamo entrati in una recessione e quella della Federal Reserve dicono oddio oddio, qua è finito tutto, abbiamo rotto il giocattolo, dobbiamo subito tagliare i tassi di interesse e anche pure in fretta. Mentre quello che ci si aspettava da questo 2024 era una sorta di taglio progressivo, strategico, lento, quasi con un andamento naturale che accompagnasse pian piano i mercati e soprattutto l'economia statunitense fuori da questa politica monetaria restrittiva. Così non è stato, e tra l'altro ciò che è accaduto è stato abbastanza particolare e peculiare per quello che a cui siamo abituati, no? I riflettori si sono spostati completamente di trimestre in trimestre, quindi ci si aspettava i primi tagli dei tassi di interesse a marzo del 2024 e sono stati spostati sempre di più in avanti. Perché? Perché le banche alla fine hanno retto alla fine delle BTFP, quindi nonostante la Fed non stesse più lì a erogare i suoi dollaroni per salvare il culo alle banche regionali, comunque le banche hanno retto e quindi marzo è saltato come primo taglio dei tassi, primo appuntamento con il taglio dei tassi. Ci si aspettava un primo taglio dei tassi di interesse a giugno, lo sappiamo benissimo, non è avvenuto, quindi questo fatidico pivot non si capisce bene quando potrà arrivare. Però siamo in quella fase lì ed è una fase bastardissima perché siamo proprio sul filo del rasoio. È proprio il nome di questa puntata di oggi, no? Quella dell'essere sui mercati che sono sul filo del rasoio, i mercati e l'economia in particolar modo. Perché? Perché siamo in quella fase in cui se la Federal Reserve aspetta un po' troppo rischia di fare la frittata, e se aspetta troppo poco rischia di fare la frittata però dall'altra, sull'altro fronte. E ora vediamo passo per passo quali sono, no, tutti questi vari fattori. Anzitutto, ecco, l'ingresso, no, l'entrare a gamba tesa, a testa proprio direttamente in una recessione potrebbe essere dovuto, no, a quella che è l'annosa questione del mercato del lavoro statunitense, mercato del lavoro che fino ad oggi si è mostrato estremamente, no, resiliente, solido, nonostante le mosse della Federal Reserve, estremamente restrittive, attenzione, però comincia a sentirsi i primi scricchioli, le prime crepe, i primi acciacchi del tempo che vanno a minare un po' quella che è la solidità del mercato del lavoro. E qui, non so se l'avete notato, è cambiato anche un po' il metodo di comunicazione della Federal Reserve. Ne abbiamo parlato tante volte, no? Le frecce nell'arco della Federal Reserve, i modi in cui la Federal Reserve può combattere l'inflazione o comunque nei casi peggiori, no, di una recessione, nei modi in cui la Federal Reserve può aiutare l'economia a uscire, no, dalla fase in cui si trova in ginocchio per via di una recessione, non sono tantissime. È un po' come dire, gli strumenti nelle mani della Federal Reserve possiamo definirli un po' preistorici, no? Cioè la Federal Reserve cosa può fare? Abbassare il costo del denaro, aumentare il costo del denaro, per dirla proprio sporchissima, cioè lorda, cioè comprensibile a chiunque, quindi aumentare il costo del debito o diminuire il costo del debito, dipende dalle situazioni. E poi l'ultimo arco, diciamo, nelle mani della Federal Reserve in queste situazioni, qual è? Quello, l'aspetto comunicativo. È importantissima la comunicazione, lo sappiamo benissimo, ed è questo il motivo per il quale Jerome Powell non soltanto non è un economista, ma è viene dal mondo della giurisprudenza, è molto bravo con le parole e soprattutto è estremamente politico, cioè riesce a fare un discorso di 4 ore senza dire un cazzo e girare sempre sulle stesse 3-4 cose nonostante le domande bastarde ai vari giornalisti. Quindi questo aspetto qui, no, questo cambiamento nella comunicazione è molto importante, lo sapete, se seguite l'Odrin tante volte l'abbiamo visto, no, il modo in cui comunica la Federal Reserve, anche quando ci sono gli FOMC capiamo quali sono i punti cardine del discorso. E quindi è cambiato un po' anche la comunicazione. Per quale motivo? Perché il mercato del lavoro ha mostrato i primi segni di cedimento, la Federal Reserve si è un po' cagata addosso e hanno cominciato a dire, guardate ragazzi, forse
anche se i segnali dell'inflazione non sono poi così cristallini e chiari, no? Cioè non siamo al 2% dell'inflazione, non stiamo scendendo a capicollo verso lo standard, il target che si era imposto la Federal Reserve. Però nonostante questo, forse noi possiamo anche cominciarci a muovere prima e quindi diciamo, evitare di scivolare lentamente, ma in maniera importante verso una recessione. E quindi ci sono vari aspetti, ci sono vari aspetti che abbiamo visto tante volte qui all'Odilon Café che ci parlano, vari indicatori che ci parlano di una recessione, nonostante comunque. In realtà sono esattamente in ballo le due strade, no? Da una parte il soft landing, dall'altra l'hard landing. Ancora non è un po' una sorta di economia di Schrödinger, no? Cioè, praticamente aprendo la scatola scopriamo nei prossimi mesi se abbiamo vissuto i prodromi di un soft landing o di una recessione più dura. Ancora sono in ballo entrambe le possibilità. Quello che sta cominciando ad accadere è che i primi segnali, ahimè, portano su un aspetto che non è il migliore di tutti quanti. E l'abbiamo visto, oggi li rivediamo più nello specifico perché, diciamo, è una sorta di puntata questa qui di raccordo. Andiamo a prendere un po' tutte le varie informazioni che abbiamo visto nelle scorse settimane, le mettiamo insieme e cerchiamo di capire che cazzo sta succedendo prima di andarcene a mare in vacanza tranquillamente. Allora, indicatori che sono anticipatori e ci stanno raccontando la storia di un'economia statunitense che, ahimè, comincia a muoversi forse in direzione di una recessione. Primo di tutti, la regola di Sam, questa Claudia Sam che lavorava appunto per la Federal Reserve, che è un ottimo indicatore per capire, è stato sempre un ottimo indicatore per capire quando stavi per iniziare una recessione economica. Cosa fa? Utilizza i dati della disoccupazione. L'abbiamo visto negli scorsi giorni, tra l'altro, per chi di voi segue diversi creatori di contenuti nell'ambito economico, finanziario in generale, è cominciato ad andare un po' di moda. Bisogna ammettere che il primo a parlarne negli scorsi giorni è stato il buon Vito Lobbs ed effettivamente ne ha parlato con cognizione perché? Perché ragazzi, quello che è stato il dato di giugno è stato un dato che fatto preoccupare un po' di gente. Cosa succede? Spieghiamolo in due parole. Sostanzialmente, se il tasso di disoccupazione aumenta di almeno 0,5 punti percentuali rispetto al suo minimo degli ultimi 12 mesi, significa che l'economia è probabilmente entrata in recessione. Allo stato attuale, dove ci troviamo? Ci troviamo allo 0,43. Quindi questo è quello che abbiamo, il dato che è stato registrato per giugno del 2024 e quindi ci avviciniamo sempre di più alla temibile soglia dello 0,5. Cosa significa? Arriviamo allo 0,5, per forza ci deve essere una recessione. Attenzione, ragazzi, sono sempre questi qua indicatori che, ahimè, non ci danno, ahimè, o per fortuna, attenzione, non ci possono dare una cifra esatta su quello che potrà accadere, ma sono per l'appunto degli indicatori. Tra l'altro, diciamo, a favore, no, di questa regola della Sam Rule, questo indicatore di recessione è che non ha mai fallito dal 1950 ad oggi, quindi andando a vedere a retrodatare, no, fino agli anni 50, possiamo vedere per chi seguirà poi il video su YouTube, ma lo trovate anche voi nella pagina Notion, questo articolo con i vari grafici, e allora trovate, no, il grafico di questa Sam Rule Recession Indicator, che praticamente schizza verso l'alto e quando schizza verso l'alto, ahimè, c'è la fascetta quella grigia che indica l'inizio di una recessione. Dagli anni 50 ad oggi, ragazzi, è sempre riuscito a indicare perfettamente, chiaramente, no, l'inizio di una recessione. Quindi non siamo in una fase di inizio di recessione, però ci stiamo avvicinando sempre di più e la puzza di cacca si sente fino già da ora, quindi già non iniziamo benissimo. C'è anche da dire che la stessa Claudia Semmi, quindi la creatrice di questo indicatore, spiega come la politica, l'imponente politica espansiva del periodo Covid potrebbe falsare questo dato. E attenzione, questo è una di quelle remore, no? Di quelle
di quei fattori che ritornerà tante volte. Non so se l'avete letto, l'avevo portato pure qui all'Odri, ma stiamo parlando di un articolo di novembre, se non sbaglio, ottobre-novembre dello scorso anno, no, forse anche prima in realtà, dell'estate scorsa, non c'entro un cazzo, ottobre-novembre, anzi dell'estate scorsa, del buon Ray Dalio, che spiega perfettamente come tutto il periodo del Covid in realtà abbia creato uno zoccolo duro, no? Una forte corteccia intorno a tutto quello che è il settore privato nel mondo dell'economia statunitense. Il discorso è chiarissimo, no? Cioè, nel periodo del Covid un quantitative easing a livello di politiche monetarie e un quantitative easing veramente vero e proprio a livello fiscale hanno portato una quantità immensa di soldi, lo sappiamo benissimo. E questa quantità immensa di soldi, ragazzi, attua come una sorta di cuscinetto. Un cuscinetto che non possiamo sapere quando si esaurirà, però sappiamo benissimo, sulla base di vari indicatori, che ancora è un cuscinetto che, porta avanti i suoi effetti. E quali sono questi indicatori? Beh, uno tra questi, il più famoso tra tutti, tra, i bear, più riconosciuti al mondo, che stanno lì a dire che stiamo entrando, entreremo in una recessione che si distruggerà tutto, finirà qualsiasi cosa. Perché? Perché stiamo assistendo all'inversione della curva dei rendimenti più profonda che si sia mai vista negli ultimi decenni. Allora, cerchiamo di, anche qui, no, io l'avevo spiegato il funzionamento dell'inversione della curva dei rendimenti, lo trovate l'approfondimento un po' più, no, più ampio. Proprio nella pagina, nella home page della mia pagina Notion sull'Odlin, però spieghiamolo così in due, su due spicci. Cos'è l'inversione della curva dei rendimenti? Sostanzialmente l'inversione dei rendimenti tra le Treasury americane a 10 anni e quelle a 2 anni. Cosa significa tutta sta roba qua? Per favore, già c'ho il mal di testa, l'emicrania solo a pensare a roba del genere. In realtà è abbastanza semplice, no? Se noi pensiamo che stiamo acquistando del debito e che questo debito sostanzialmente, cosa ci serve? Ci serve per spostare la nostra liquidità nel tempo. Cioè io ho 1.000 dollari che non mi servono, tra virgolette, questi 1.000 dollari non voglio lasciarli in banca a morire, allora cosa faccio? Sposto questa liquidità nel tempo. Tempo. È chiaro che se io la sposto fra 50 anni voglio essere pagato meglio che se la sposto fra 2 anni, perché comunque quella liquidità teoricamente non mi è, non ne posso usufruire. Ok, cosa accade? Beh, l'inversione della curva dei rendimenti stravolge completamente questa logica. Quindi i titoli a breve termine offrono addirittura rendimenti superiori rispetto a quelli a lungo termine. Perché questo cambio di prospettiva un po' più miope, per così dire? Beh, semplicemente perché, ragazzi, questo accade, no? Nei momenti in cui l'economia difficilmente gli investitori si allineano sul fatto di non capire cosa potrà accadere nei prossimi anni e quindi si sentono più sicuri cioè è ancora meglio, no? Investire sul lungo termine piuttosto che sul breve termine, perché sul breve termine può accadere qualsiasi cosa e lo vedremo appunto oggi, no? Cioè tutta la questione del debito degli Stati Uniti, c'è tutta la questione dell'ingente debito, tra l'altro oggi ne parliamo pure, c'è la questione recessiva, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che cosa fanno? Queste portano tante persone a svendere dei titoli a breve termine. Quando si svendono i titoli a breve termine se ne alzano i rendimenti. Quindi questo è un po', diciamo, il discorso in linea di massima. Cosa succede con l'inversione della curva dei rendimenti? Cosa c'entra sta roba qui con le recessioni? Ecco, anche lì le banche, no, dobbiamo capire, c'entrano sempre le banche, diciamo, il loro modello di business qual è? Loro guadagnano prestando a lungo termine con denaro preso in prestito a breve termine. Questo, diciamo, è il modello di business di qualsiasi banca. Cosa accade? Con l'inversione della curva dei rendimenti si riducono i margini di profitto. Quindi che cosa fanno gli stronzetti? Dice, scusa, ma io perché ti devo andare a prestare soldi a te che si riducono i miei profitti? Anzi, non si annullano, ma si riducono, come sappiamo sempre. Le banche sono lì, no? Con gli occhi sempre al denaro, al vil denaro. Però ecco, a parte gli scherzi, questo, ahimè, porta tantissimi istituti di credito, no? Ad aumentare le loro pretese per il credito. Quindi sostanzialmente, ragazzi, privati, aziende, eccetera, eccetera, non riescono a contrarre debito e anzi costa sempre di più. E questo porta poi nel tempo a diverse problematiche, no? Perché l'economia è un'economia basata sul debito. Quindi se
se non si riesce a contrarre debito o se costa troppo contrarre debito, è chiaro che poi arrivato a un certo punto no, si aspanna, si affanna, ecco, la nostra economia. Quindi, cosa sta accadendo? Effettivamente, ragazzi, osservando i titoli a 10 e 2 anni, l'inversione della curva dei rendimenti non è mai stata profonda, così profonda, e tra l'altro si è protratta pure per 2 anni. Stiamo parlando dal 2022 al 2024, questa inversione, no? E si è portata avanti nel tempo. In realtà ci sono diverse evidenze, diversi studi, diversi report che ci spiegano come la profondità dell'inversione della curva dei rendimenti in realtà da sola non prevede in modo definitivo se ci sarà e quanto sarà grave una recessione. Quindi il fatto che sia profonda già non significa che non c'è mai stata una correlazione tra la profondità della curva dei rendimenti e la forza, l'intensità di una recessione, ma non c'è neanche una certezza di questa recessione. Lo sappiamo perché, insomma, il stesso discorso che valeva prima, no? Cioè il fatto che questa corteccia creata nel periodo, nella fase del Covid, crea una sorta di protezione, no? Di pellicola protettiva nei confronti dell'economia. E allora si va avanti e si vede che un altro di quelli che sono, diciamo, i vari un altro degli indicatori che ci mostra come l'economia statunitense possa essere effettivamente sempre di più in difficoltà. Ecco, lo vediamo nel PMI. Il PMI, per chi non sapesse sostanzialmente di cosa si tratta, è un po' un'indagine a livello qualitativo, no? Un sondaggio mensile che si fa tra i vari responsabili degli acquisti delle aziende manifatturiere e rispondono a varie domande, no? Sulla produzione, nuovi ordini, occupazione, tempi di consegna dei fornitori, scorta, eccetera, eccetera. Qual è il senso di questo sondaggio? Perché questo indicatore può essere interessante o meno? Beh, il Purchasing Manager Index, che è questo PMI per l'appunto, misura un po' la salute del settore manifatturiero degli Stati Uniti in questo caso. È chiaro che l'origine qualitativa dei dati, cioè, no, il fatto che c'è un sondaggio e si fa a determinate persone, non ci sono degli aspetti quantitativi che si possono andare a dedurre. Da questo è semplicemente un sondaggio, ha una certa fallacia, no? Nella sua capacità predittiva di una recessione, però in linea di massima, quando un PMI è al di sopra del 50, il settore manifatturiero mostra di essere in una fase di espansione. Invece, al di sotto dei 50 siamo in una fase di contrazione. Indovinate dove ci troviamo per adesso? Ci troviamo al di sotto dei 50. Quindi anche lì diciamo che c'è un po' una situazione, no? Si mostra, si evince da questo dato, no? Che le aziende non stanno vivendo comunque un periodo così florido come potrebbe apparire, per esempio, dai mercati finanziari, dall'S&P 500, adesso anche dal Russell 2000, dal Nasdaq, eccetera, eccetera. Cosa significa se ci troviamo al di sotto del 50? Andiamo a vedere un pochino, no? Significa un minor numero di nuovi ordini, un minor numero anche nell'occupazione, maggiori costi di produzione. Un aumento delle scorte, quindi un segnale di stagnazione per un'azienda. Tutto questo sembra, no? L'inversione, il PMI, insomma, tutte queste robe qua sembrano in qualche modo raccontarci un'economia che mostra i primi segni di difficoltà, e anzi è un'economia che si porta già da diverso tempo. Infatti questo PMI al di sotto del 50 ce lo portiamo da diversi mesi, l'inversione della curva dei rendimenti non ne parliamo neanche, e quindi diciamo, è un'economia che già da tempo è sotto lungo sforzo, e quindi forse è un po' l'ora di muoversi. Ecco perché questo cambio di, no? Questo cambio di prospettiva da parte della Federal Reserve e di Jerome Powell. Infatti, ragazzi, quello che diciamo dobbiamo andare ad osservare in questa fase qui, ed è importantissimo, non lo stiamo osservando soltanto noi, ma lo osserva anche l'FOMC, è il mercato del lavoro in rallentamento, le difficoltà per le varie aziende, e dobbiamo auspicarci che la Federal Reserve si comincia a muovere prima che arrivino i primi effetti negativi. È un po' complicato, no? Io già tempo fa avevo fatto questa analogia, no? Un po' come muoversi, camminare su un'autostrada, quindi a velocità, orientandosi con gli specchietti in retromarcia. Diciamo che il buon Jerome Powell non ha un compito davvero facile, molto semplice, anzi,
diciamo, è molto complesso come compito. Perché? Perché si vanno a utilizzare dei lagging indicator e si vanno a mettere da parte dei leading indicator. Cosa significa tutta questa roba qua? Ci sono dei dati che sono quelli, per esempio, che ci danno i vari leading indicator, che sono quelli che sostanzialmente vanno a anticiparci prima che avvenga un qualche cosa, mentre i lagging indicator invece arrivano dopo, o comunque sono degli indicatori che ci mostrano un dato, però ce lo mostrano un po' laggato nel tempo, come per esempio disoccupazione e inflazione, che sono i due dati che la Federal Reserve osserva con grande attenzione per capire, no, in che fase siamo. Capiamo benissimo che se noi andiamo a guardare dei dati che arrivano con un po' di ritardo, è chiaro che, insomma, il rischio di fare una frittata è sempre sul piatto. Però il nostro Jerome Powell ha, diciamo, un debito di un soft landing, che è per un pelo, ragazzi, non è riuscito nel suo intento. Infatti, quello che è accaduto scorsa settimana intanto già ha posizionato la maggior parte dei mercati sulla possibilità di un soft landing. Difatti, quel dato dell'inflazione che abbiamo visto scorsa settimana, a cui abbiamo dato ampio spazio, e oggi stiamo dando, praticamente la puntata di oggi nasce solo e soltanto per quel dato sull'inflazione che abbiamo visto la scorsa settimana, perché è arrivato il dato giusto nel momento giusto. Quindi attenzione, perché quello può essere un dato, sicuramente non cambia completamente, no? Non possiamo sapere che se cambierà completamente la direzione dei prossimi mesi, però comincia a essere un dato molto molto importante. Per quale motivo? Perché successivamente a quel dato sull'inflazione, praticamente i mercati azionari si sono subito allineati in un'unica direzione, che va dritta verso un soft landing. Infatti, dopo il discorso al congresso di Powell, dopo questo dato sull'inflazione, cosa abbiamo assistito? Una cosa molto particolare, cioè una sovraperformance delle micro cap degli Stati Uniti, quella che possiamo chiamare la street economy degli Stati Uniti, che è il Russell 2000, che ha registrato più del 6% in poche sedute. Ragazzi, ricordiamoci sempre, stiamo parlando dell'azionario, dove c'è l'1%, ci sono quelli che fanno l'elicottero lì a Wall Street. Quindi un più 6% nell'arco di un paio di giorni non è una roba da poco. E tra l'altro stiamo assistendo in generale a una rotazione settoriale che è molto molto interessante. Tra poco vedremo anche con il Dow Jones. Il Dow Jones, ragazzi, è praticamente scomparso per settimane, mesi. Da quanto è che non parliamo del Dow Jones? Completamente, cioè, non se ne parla più. E in realtà anche il Dow Jones ha mostrato, no, una buona performance proprio in seguito a questi dati. E non parliamo poi di come, qua io ho messo appunto il grafico di come si sono mossi il settore immobiliare dell'S&P 500 e anche l'S&P 500 comparato all'S&P 500 equiponderato, no? Dove ogni azienda vale uno e non sono suddivise, non sono ponderate per la loro capitalizzazione. Cioè, basta vedere questo grafico, c'è un candelotto rosso che va verso il basso. Perché l'S&P 500 equiponderato, dove tutte le aziende valgono uno e non ci sono differenze per capitalizzazione, ha praticamente asfaltato in una seduta l'S&P 500 per come lo conosciamo. Cosa significa questo, ragazzi? Una rotazione settoriale, una rotazione verso anche un po' il rischio, visto che ci si muove verso le micro cap, e in generale, no, una rotazione dal tecnologico statunitense, che non è non è necessariamente un cattivo segno, anzi mostra come negli Stati Uniti gli investitori si stanno muovendo e hanno una sorta di, possiamo già cominciare a parlare forse di un certo ottimismo nei confronti di un soft landing. Forse si comincia a odorare, subodorare questo tanto agognato soft landing. Infatti il primo taglio dei tassi di interesse dovrebbe arrivare, ragazzi, stiamo arrivando già al 90% di consenso per settembre di quest'anno. Si comincia a vociferare addirittura un primo taglio, no? Una prima mossa già a fine luglio. La vedo difficile, però potrebbe anche accadere. E fino a dicembre di quest'anno si parla di tre tagli dei tassi di interesse, quindi un comincio, no? Un inizio
inizio di pivot per la Federal Reserve, però senza quella grossa fretta, quella spinta, quella fretta data dall'incipiente arrivo di una recessione, che è quella che poi fa veramente, veramente paura. Quindi, siamo attualmente, no, all'idea di base. Il consenso sembra muoversi sempre di più su tre tagli a dicembre quest'anno, con un 50%, la probabilità è aumentata, è incrementata del 50%. Se andiamo a vedere, per esempio, il future, che è ZQZ 2025, sostanzialmente ci dice, no, quelle che sono le prospettive dei mercati per quanto riguarda dicembre del 2025. Addirittura, ragazzi, ci si aspetta dei tagli dei tassi di 7 tagli dei tassi, quindi da 0,25, quindi abbastanza interessante. Tra l'altro, non si tradisce ancora, anzi si mantiene questa idea ottimista sulla possibilità di un soft landing. E sarebbe, ragazzi, veramente, non dico un unicum perché già è accaduto in passato, ma sarebbe un eccellente traguardo. Perché primo soft landing accaduto nel 1995 con Alan Greenspan, che è riuscito in questa difficilissima impresa, e nel 2019 chi stava riuscendo per un pelo, non c'è riuscito. In realtà, secondo me, diciamo, possiamo anche considerare che ci sia riuscito il nostro Jerome Powell, perché proprio nel 2019 era riuscito, no, in qualche modo pian piano, no, con diversi tagli moderati dei tassi di interesse, a non far precipitare l'economia in recessione. Nel caso del buon Jerome Powell, cazzo, è arrivato giusto giusto il Covid a marzo del 2020 e ha rovinato tutto quanto. Io credo che abbia bestemmiato tantissimo il buon Jerome Powell, però diciamo gliene manca uno, lui deve riprendersi questa possibilità persa. E quindi, come vi dicevo prima, siamo sì sul filo del rasoio, però paradossalmente tutto quello che ci ha causato poi questa situazione di enorme disagio, l'inflazione, il mercato del lavoro che bisogna metterlo in ginocchio perché è troppo forte, se ci pensate è un assurdo, ma fa parte un po' del gioco. Ecco, le cause di tutto quello che è stato, no, l'eziologia di tutto questo movimento va no, sempre in quel periodo, no, nel marzo del 2020 con il Covid, e proprio la stessa causa potrebbe essere un po' quella via di uscita, quella scappatoia per i mercati un po' più rischiosi. Perché? Perché potrebbe riuscire a salvaguardare, a creare, a fare da lubrificante per far scivolare i mercati nella discesa, però dolce, lieve, del soft landing, invece che andarsi a schiantare in quello che potrebbe essere un vero e proprio hard landing. Anche perché, ragazzi, Bitcoin, ritorniamo qui la nostra amata cripto, Bitcoin ha attraversato soltanto una recessione, che possiamo definirla recessione per quello che erano stati tutti i vari fatti e fattori, però, ragazzi, cioè, sostanzialmente dovuta a un evento esogeno, è durata dall'oggi al domani, vedo un gatto in tangenziale, quindi proprio non possiamo sapere esattamente in che modo Bitcoin potrebbe agire, reagire a una recessione. Poi parliamoci chiaramente, ragazzi, Bitcoin del 2020 non è lo stesso Bitcoin del 2024, che ne dicono tutti i vari orsi da Crypto Twitter, che stanno lì a dire è finito tutto, domani si va a zero, non serve un cazzo, eccetera eccetera. Comunque, ragazzi, oggi è il 2024, Bitcoin quantomeno ha dietro un ufficio marketing che è fatto dai migliori dai colossi di Wall Street, quindi malissimo che vada, comunque c'ha qualcuno pronto a difenderlo. E lì sta un po', no, l'inghippo positivo. L'inghippo positivo, perché cosa può accadere in una fase di recessione? No, se dovesse arrivare il soft landing, diciamo, in linea di massima, si potrebbe assistere magari a un'ulteriore fase un po' di stagnazione. Tutti quanti ci rompiamo le scatole perché, oddio, cioè, non finisce più questa fase di stagnazione, però poi sostanzialmente, diciamo, si va a liberare un po' della liquidità che per adesso viene repressa dalle varie politiche monetarie restrittive. Però, nel caso di un hard landing, di una recessione più dura, del motivo per il quale ne parliamo oggi, ecco lì,
sarebbe un po' difficile da capire come si potranno muovere i vari asset digitali, no? Le cripto, Bitcoin, eccetera, eccetera. Perché molto probabilmente ci potrebbe essere un immediato del risk dei vari portafogli, no? I vari investitori impanicati totali dovrebbero prendere tutti gli asset un po' più rischiosi, venderli e poi insomma, aspettare di capire un po' che cosa accade per poi riposizionarsi. Il discorso qual è? Che tra l'altro, questo io non so perché ho messo questa parte qui, ma ora ci ritorniamo subito perché è interessante. Dicevo, quello che secondo me ci dovrebbe un po' tranquillizzare è il fatto che le recessioni in generale non durano tantissimo, non durano tanto quanto le fasi espansive. Quindi sì, ci sarebbe una fase un po' di difficoltà, in tanti credo che sarebbe un po' la goccia che fa traboccare il vaso per tantissimi, attenzione, perché comunque già nella fase attuale noi l'abbiamo scontato un po' di maretta sui nostri mercati, chiaramente non legata alla recessione o altro, però è un po' complicata la situazione che abbiamo vissuto sul mercato cripto, abbiamo parlato tante volte, però. Ragazzi, una fase di recessione a livello degli Stati Uniti, ecco, potrebbe un po' mettere di malumore sui mercati. Cosa potrebbe portare a questa recessione? Cerchiamo di capirlo immediatamente, cerchiamo di capirlo soprattutto con un dato, ragazzi, quello dell'inflazione. L'inflazione, sta maledetta inflazione, è il fattore chiave. Ma perché siamo così puntati su sta maledetta inflazione? Perché siamo in quella fase in cui è importante per non entrare in quel benedetto per entrare nel soft landing e non scivolare nell'hard landing. Siamo in quella fase lì, in cui bisogna decidere cosa eventualmente sacrificare. Sì, perché da una parte no, bisogna pensare se la Federal Reserve, chiaramente, che noi non possiamo fare un cazzo, deve pensare, deve come muoversi, no, la propria strategia. Se sacrificare un'economia solida e resiliente, perché ha resistito fino ad ora, però evitando un ritorno continuativo dell'inflazione, perché ahimè, questo è un po' il rischio. Dall'altra parte, rinunciare a uno standard del 2% per l'inflazione, che parliamoci chiaramente, è davvero complicato da raggiungere, dando però modo all'economia di respirare. Ahimè. Secondo me, ve l'ho detto tante volte, il rischio quale sarà? Che ci si muoverà più verso questa seconda direzione per tanti motivi. Intanto perché un po' il lavoro di ripresa dell'economia è stato fatto nel 2020, quindi sostanzialmente basta abbassare un po' i tassi di interesse, si dà un po' più di respiro all'economia e va da sé, si rischia sì un po' di aumentare l'inflazione, però sostanzialmente non si scivola in una recessione più dura. E poi dall'altra parte, ragazzi, uno tra i dati che fa un po' riflettere e dà un po' da pensare, qual è? Basta guardare al PPI, no? I prezzi alla produzione, un po' come guardare a monte, cosa potrebbe accadere sul CPI o sull'economia. Perché cosa significa? Quando aumentano i prezzi alla produzione, le aziende hanno due modi per uscirsene sostanzialmente. Da una parte, fanno ricadere questi prezzi alla produzione sul consumatore, dall'altra invece, vanno a deteriorare, no? Vanno a rosicchiare dai loro margini, quindi sostanzialmente guadagnano un po' di meno. Cosa succede, ragazzi, in una situazione del genere? Tipo, mi sembra Aldo, Giovanni e Giacomo, non posso né scendere né salire, cioè, nel senso, da una parte o dall'altra, comunque una stronzata si fa. Se si trasferisce questo aumento dei costi al consumatore, si aumenta poi il CPI, e sappiamo, no, si riparte tutta la giostra. Il Jerome Powell che si presenta lì con la faccia da morto che dice l'inflazione è troppo alta, non possiamo fare nulla, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, se non si vuole rinunciare allo standard del 2%, al target del 2% dell'inflazione, dall'altra parte l'unica via possibile è quella che le aziende cominciano a limitare e a diminuire sempre di più i propri margini, i propri utili, e sappiamo insomma che questo non è un aspetto positivo per un'economia. Ecco perché siamo in quella fase in cui al minimo sbandamento si rischia di entrare violentemente, così a schiaffo, a timpulata, come diremmo qua a Palermo, nel tanto temuto hard landing. E quindi cosa può accadere? Questa è la domanda, no? La domanda fondamentale per noi è capire.
Il mondo cripto viene visto, soprattutto Bitcoin è un po' più complesso, perché il mondo cripto secondo me viene un po' messo nei posizionamenti di portafoglio, viene un po' inserito come un asset ad alto rischio con implicazioni legate al mondo tecnologico, quindi rischia effettivamente di seguire, no, quello che fanno normalmente gli asset tecnologici in questi casi, ovvero soffrire quello che sono le strategie di del risk degli investitori. Strategia tra virgolette, perché la maggior parte lo fa in panic selling, quindi non è il top. Dall'altra parte Bitcoin è sempre un po', no, una via di mezzo. Da parte sì, è un asset iper tecnologico, dall'altra riserva di valore, quindi come verrà, in che modo verrà inquadrato dagli investitori in caso di una forte recessione. Immaginiamo che l'evento scatenante, no, della recessione, se mai dovesse avvenire, speriamo, ci auguriamo assolutamente di no, affondi le sue radici nel sistema bancario. Allora in quel caso lì, certo, ci sarebbe un forte panic selling iniziale, però poi potrebbe stabilizzarsi, anzi addirittura potrebbe essere una sorta di vantaggio sia per Bitcoin ma anche per le cripto, perché ricordiamoci, no, che le cripto offrono un modo diverso di approcciarsi alla finanza. Dall'altra parte, in caso di debolezza economica più espansa globale persistente, ragazzi, lì è veramente, veramente molto difficile per tutti uscirsene in maniera positiva. Però anche lì, attenzione, perché ragazzi, come dicevo prima, noi abbiamo l'ufficio marketing migliore al mondo su Bitcoin, quindi in quel caso lì, se dovesse per esempio capitare, no, che Larry Fink and Company cominciano a raccontarci la longevità di Bitcoin durante le recessioni, la sua capacità di fungere da copertura, no, il modo in cui Bitcoin in qualche modo fa da ombrello, da copertura nelle crisi economiche, e allora noi sappiamo che gli investitori normalmente in questi contesti si rifugiano su loro, su titoli di Stato, eccetera. Potrebbero anche cominciare a valutare Bitcoin come strumento di rifugio. Attenzione, sono queste qua, non speculazioni, cioè siamo a livello superiore, ulteriore delle speculazioni. Però è giusto pensarci, è giusto immaginarsi cosa potrebbe accadere in determinati contesti. C'è poi Maelstrom che giustamente sottolinea la questione della liquidità. Perché ragazzi, cioè in fase di recessione quello che accade è che sostanzialmente aziende, privati, eccetera, eccetera, investono molto, molto di meno. Dall'altra parte è anche positivo perché le banche centrali poi cominciano a dire: ragazzi, apriamo le porte, cominciamo a comprare il toner, cominciamo a stampare, perché la gente quello che vuole è più stampa. E allora in quel caso lì sappiamo che no, politiche monetarie che agevolano la liquidità, in quel caso poi mostrano, ci portano a un'enorme no, una fase di espansione un po' come quella che abbiamo visto nel 2020, un po' più diluita nel tempo. Ma attenzione anche a questo aspetto qui, no? Cioè, quanto dura una recessione? Avevo trovato questo dato che secondo me è molto interessante. Tra il 1850 e gli inizi fino al 1920, una recessione durava in media 21 trimestri, cioè 5 anni. Successivamente, fino al 1945, quindi dal 1920 al 1945, scese un pochino questa media a 18 trimestri, quindi 4 anni e mezzo circa. Ad oggi, ragazzi, durano circa, ma quando è tanto, 10 trimestri, il che significa 2 anni e mezzo. Quindi effettivamente le recessioni non durano più come una volta, non ci sono più le recessioni di una volta, potremmo dire. Per quale motivo? Perché sostanzialmente, ragazzi, le economie non riescono oggi a reggere una recessione. Oggi, se arriva una recessione vera, giusta, come insomma, ahimè, è capitato tante volte in passato, è una botta troppo forte, no? L'esempio che possiamo fare è un po' come, cioè, presente le case americane che sono costruite sugli stuzzicadenti e i pezzi di pannelli di legno fradicio, ok? E immaginatevi, no, avere una casa con le sue fondamenta fatte in cemento armato, eccetera, eccetera. Chiaramente ti costa molto più tempo costruirla, però se poi arriva un uragano, difficilmente te la può buttare giù. È chiaro che se tu vuoi fare in fretta la casa tua, la fai bellissima, eccetera, eccetera, ma la fai con quattro pezzi di legno, al primo uragano che arriva, ragazzi, distrugge tutto quanto. Quindi in questa situazione qui, fortunatamente, tra virgolette, ci sono le banche centrali che si mettono subito che operano subito, banche centrali, tesoro, eccetera, eccetera, che subito vanno a operare un cambio di direzione e migliorano un
un po' la situazione, anzi addirittura fanno uscire direttamente dalle fasi recessive. Mi ricordo un po', no, il BTFP, quello l'anno scorso. Ogni tanto esco questo discorso qui perché noi ce ne dimentichiamo spesso, no, di come l'anno scorso l'abbiamo vissuta questa recessione, ma non ce ne siamo resi conto. Però, ragazzi, secondo me, cioè, facendo, non so, una radiografia, si vedono i segni arrivare, c'è qualche segnale da qualche parte, c'è, di quella recessione che abbiamo vissuto, ma non l'abbiamo sentita con la crisi delle banche regionali. Non so se vi ricordate quei giorni, sono stati giorni terribili, però la Banca Centrale cosa ha fatto? Si sono riuniti di sabato, domenica, e hanno subito preso la decisione per salvare capre e cavoli. Comunque, a parte questo, andiamo, no, alla parte cripto, perché vi ho fatto il pippone, il mega pippone sulla macroeconomia, ma oggi ci stava a fare un po' questo riassunto, quindi occhio sempre alle solite cose, ma non c'è molto da aggiungere su quello che possiamo fare in futuro, però secondo me è un modo interessante per capire in che fase siamo oggi. Oggi siamo nella fase in cui il mercato sconta il soft landing. In realtà è più lunatico di me, cioè i mercati in generale, no, cambiano opinione sulla base di dati effimeri, no, di un giorno, e cambiano completamente. Quindi potrebbe cambiare e fra un paio di settimane passare, dal punto di vista, no, l'aspettativa di un hard landing. Però ecco, ragazzi, noi vediamo un pochino e dobbiamo continuare a seguire. Andiamo avanti sul settore cripto, perché non dovete dimenticarvi, ragazzi, se avete qualche render, no, questo progetto dei pin, il più noto, questo render che avrete acquistato molto probabilmente su rete Ethereum, se l'avete, se lo detenete, ecco, non dimenticate di fare la migrazione. Se lo tenete su un CEX, io vi tiro una ciabatta in testa, ma comunque, perché comunque le cose di cripto nel CEX, poi ci lamentiamo che falliscono, eccetera, rimaniamo come gli stronzi. Però vabbè, a parte questo, se lo detenete su un CEX, la maggior parte dei CEX hanno già annunciato che si occuperanno loro della migrazione. Questa migrazione avverrà perché sostanzialmente, ragazzi, Vendor Network aveva fatto passare, no, questa votazione, ha passato questa votazione, se non sbaglio, ottobre, settembre-ottobre dello scorso anno. Dopodiché si è cominciato, no? Sono spuntati questi strumenti per completare la migrazione. Tra l'altro, vi posso dire che la Render Foundation ha stanziato 1,14 milioni di render proprio per incentivare il trasferimento. Per chi ha seguito Lothlin e ha trasferito i suoi render da Ethereum a Solana in tempo, vi posso dire che arrivava una sorta di, chiamiamolo APY, in realtà non era un APY, non era uno staking né niente, ma erano questi incentivi che arrivavano a chi aveva i render su Solana, e devo dire, sono stati anche abbastanza interessanti. Quindi, come al solito, ragazzi, seguite Lothlin, se vi piace mettetevi, vabbè, solite cose, insomma, like, retweet, se stronzate qua. Però può essere importante perché, diciamo, non costava nulla, e tra l'altro le fee erano pagate dalla stessa Render Foundation, e poi, insomma, vi mettevate da parte qualche render in più, che non fa mai male. Però attenzione, non tutto è perduto, attenzione ragazzi, perché fino a ottobre di quest'anno ci dovrebbero essere. Questi incentivi dovrebbero continuare. Perché è importante fare questa migrazione? Allora, intanto Render Network si muoverà da oggi in poi soltanto su Solana. Quindi loro, per evitare le elevate commissioni di transazione di Ethereum e per sfruttare la velocità e scalabilità di Solana, poi vogliono, insomma, parlano di andare a implementare applicazioni di machine learning, oracoli in tempo reale, registri di ordini on-chain, insomma, tutta una serie di cose che altrimenti su ma sarebbero un po' più complesse e più costose da implementare. Parliamo pure di streaming in tempo reale, NFT dinamici, insomma, una serie di funzionalità che ancora non sono state portate avanti, però nel tempo potrebbero essere implementate. E in più, l'aspetto importante è che la Render Foundation ha annunciato qualche giorno fa che il token Render su Ethereum non sarà più manutenuto dalla Render Foundation e non funzionerà più sulla rete Render. Cosa significa questo? Significa che
insomma, nel tempo è destinato all'oblio più totale, quindi approfittiamo, no? Magari il mercato lo manterrà, ci saranno sempre gli arbitragisti che sfrutteranno questa cosa qua, ci sarà, almeno fino ad oggi non si è parlato, no, dello stop di questo possibile, della possibilità di fare la migrazione, però perché aspettare sempre più tempo, no? Si rischia poi di incorrere in cose spiacevoli, quindi secondo me non si perde granché tempo. Tra l'altro, per adesso i guai sono bassissimi, anche perché se lo facevate ad ottobre venivano pagate anche le spese, no, per le commissioni per questo trasferimento, per questa migrazione. Ad oggi non si fa un bridge, ma sostanzialmente quello che si deve fare, no, si va su, qua io ho scritto tutta la guida, si va su upgrade.rendernetwork.com, lì si fa, no, si collega l'Ethereum wallet, che sia Ruby, MetaMask, quello che è, dall'altra parte il Solana wallet, e sostanzialmente si bruciano i render su Ethereum e poi arrivano i render su Solana. Fatelo, c'è l'ansietta, no? Quel momento di ansietta nel momento in cui ancora non sono arrivati, sono bruciati su Ethereum ma non sono arrivati su Solana. Quelli sono sempre i momenti magici che regala la fantastica tecnologia del Web3. Ci vorrebbero circa una quindicina di minuti, ragazzi, in linea di massima. Io ho scritto anche qua, no, tutti i casi vari ed eventuali, scrivo il numero intero se vi aumenta al massimo le commissioni di gas, eccetera, eccetera. In linea di massima dovreste riuscirci senza grossi problemi. Insomma, io l'ho fatto con un paio di wallet e è andata da Dio tranquillamente, senza problemi. Andiamo avanti, ritornando in realtà al discorso dei real world asset. Infatti, BlackRock ha messo gli occhietti su MakerDAO. Cosa sta accadendo? MakerDAO ha annunciato qualche giorno fa, Ethereum CC, ETH CC, la sua intenzione di voler investire 1 miliardo di dollari in titoli del tesoro statunitense tokenizzati. Quindi, ragazzi, appena detto sta cosa, BlackRock, con la sua Securitize, ma anche Ondo Finance e Superstate, erano lì con l'accoglienza. La bava alla bocca, dicevo: ma aspetta, quanto, 1 miliardo di dollari? Aspetta un attimo, che noi forse siamo interessati. MakerDAO, ragazzi, lo conoscerete. Per chi non lo conosce, è uno tra i protocolli DeFi più antichi in assoluto, fondato addirittura nel 2014, immaginatevi, da Rune Christensen, e recentemente, no, si sta muovendo, sta cercando un po' di reinventarsi, di trovare, no, nuova luce con questo endgame plan, no, che è questa strategia che punta a ristrutturare un po' quello che è, rispolverare un po' quello che è MakerDAO. Carlos Domingo, no, che è il nostro amico di Securitize, con questo nome da telenovela venezuelana, ha espresso immediatamente entusiasmo, no, per la partecipazione di BlackRock, perché BlackRock si è fondata immediatamente. Idem anche per Superstate, che il cui founder è Superstate. Tra l'altro non lo conoscevo benissimo, devo approfondirlo un poco. Comunque, il founder subito ha detto: ragazzi, USTB, che sarebbe la stable di Superstate, è un partner ideale per MakerDAO. Idem Ondo Finance, no? Tutti quanti sono messi lì a dire: ragazzi, cioè, noi qua, quando si parla di 1 miliardozzo di dollari, siamo qui, ci facciamo trombare pure la sorella, quindi non vi preoccupate, ci pensiamo noi, vi offriamo tutto quello che vogliamo. Chiaramente, no, Securitize con BlackRock alle spalle ha molta più possibilità, spazio di manovra. Non parliamo poi di Ondo Finance, che comunque ha la spintarella da parte di BlackRock, in più una piattaforma real world asset da 550 milioni di dollari, quindi comunque non è sicuramente male. Poi, tra l'altro, è abbastanza in target, perché loro offrono un prodotto appunto sui tokenizzazione degli asset, no, del titoli del tesoro degli Stati Uniti. E quindi sono tutti e tre, no, così come le mosche sul, sappiamo, insomma, l'analogia su questa iniziativa di MakerDAO denominata Spark Tokenization Grand Prix. Perché? Perché sostanzialmente questo protocollo Spark sarà un po' il centro per il real world asset su MakerDAO e in generale su Ethereum. Infatti reinvestirà Spark fino a 500 milioni di dollari delle riserve per supportare la stablecoin DAI, e tra l'altro per mandare un po' a casa quello che era Monetalis Clydesdale, non so come cazzo dire, comunque Clydesdale, immagino, perché questi qua sostanzialmente erano quelli che gestivano, no, le riserve di DAI, e a quanto pare sono state prese un po' a fischi e pidi
politici, come si suole dire dalle mie parti, perché sono state criticate da tutti quanti i vari partecipanti della governance di MakerDAO perché non avevano effettuato audit sulle loro riserve. Allora dice così, allora affanculo, noi tra l'altro andiamo a spingere su questo tema della tokenizzazione degli asset reali, quindi ci facciamo pure fighi con questa roba qui e ci spostiamo completamente dall'altra parte. Quindi queste sub-DAO come Spark, no? Queste sorte di start-up, per come l'ha definita Christensen, si muovono nelle loro direzioni, si specializzano in questo caso nei real world asset. Le domande per partecipare a sto Grand Prix sono aperte fino al 12 agosto, vedremo un pochino in che modo andrà questa si svilupperà questa cosa. Tra l'altro era capitata, no, una cosa del genere qualche giorno fa con Arbitrum DAO, che aveva concluso una competizione simile per allocare 27 milioni di dollari in asset tokenizzati, no? Sono tutte queste tesorerie belle cicciottose, belle piene di soldini che giustamente vogliono entrare anche loro in questo mercato dei real world asset. Abbiamo parlato tante volte, ragazzi, quello dei real world asset, della tokenizzazione degli asset reali, secondo me, anche se magari non esprimerà al 100% il suo potenziale a livello di prezzi, perché lo so che voi siete gli sporchissimi speculatori, però ecco, se non dovesse esprimere tutto il suo potenziale anche nell'arco dei prossimi 2 anni, comunque è quella la direzione, no? Cioè, in linea di massima quella lì sarà un progetto, sarà un altro quello che si andranno ad imporre, però ecco, cioè, se noi siamo sempre lì sul pezzo e seguiamo, non possiamo che essere sulla giusta scia, sulla giusta direzione. E a tal proposito, io, come sapete, vi piace quando c'è qualche alfa, ve lo dico sempre. Tra l'altro questo qua pure è gratuito, quindi ragazzi, cioè settore real world asset in più gratuito, è una testnet tokenizzata. Tra l'altro io la seguivo da tantissimo tempo, così a cazzo di cane avevo fatto qualche, ogni tanto Discord, no? Le solite stronzate da fare, le social task per niente, perché poi c'era qualche possibilità di vincere niente, del 100 dollari, 200 dollari, però l'ho sempre seguito questa Plume Network perché in realtà è molto interessante, no? Loro si vogliono posizionare come blockchain modulare layer 2, che è sostanzialmente dedicata al 100% sulla tokenizzazione degli asset del mondo reale, no? Il real world asset, composto un team composto da esperti, gente che ha esperienza con Coinbase, JP Morgan, quindi comunque gente esperta del settore finanziario, hanno pure raccolto una decina di milioni di dollari. E quindi io li ho sempre seguiti con grande interesse. Poi qualche settimana fa hanno iniziato a far capire che sarebbe iniziata una testnet incentivata, e quindi ho detto: vabbè, questo è proprio il modo, cioè, il modo naturale per continuare a seguire questo progetto qui. Quindi assolutamente gratis. Se volete, c'è il mio ref e la guida è veramente una stronzata paurosa, perché se mi avete seguito nelle scorse settimane, in realtà parliamo un paio di mesetti fa, proprio su Plume io avevo detto di cominciare a fare i primi movimenti. Se facevate i primi movimenti, ad oggi potevate mintare questo NFT, un NFT esclusivo di qua, di là, eccetera, eccetera, che è quello che poi serve sostanzialmente per entrare prima nella testnet. Se non l'avete fatto, non importa, utilizzate sempre il mio reflink qua, entrate nella testnet, utilizzate un wallet nuovo, tanto non servono soldi per fare questa cosa qui, e guadagnate i primi 5.000 punti di sta roba qui. In più, se volete vedere come funziona questo Plume Network, questa è la parte secondo me abbastanza interessante, con il Bitget Wallet, anche lì stesso, magari utilizziamo lo stesso address, eccetera, però sempre un wallet, un address, delle chiavi nuove con zero soldi all'interno, non succederà niente, però noi nel dubbio non vogliamo rischiare più del dovuto. Vi dicevo, sul Bitget Wallet ci sono tutta una serie di task con alcuni che sono veramente interessanti, ragazzi. Cioè, c'è una sorta di booking.com che utilizza Plume per fare la tua, no, per andare a fare la tua reservation. Non mi viene in questo momento, ragazzi. Non so più parlare, degrado totale. Ci sono, per esempio, c'è una piattaforma per fare trading di commodities, molto interessante, ragazzi. Andate a dare un'occhiata. Tra l'altro, non vi costa nulla, credo che ci siano, c'è l'ultimo giorno per farlo sul Bitget Wallet. Per il resto, insomma, date un'occhiata, non vi costa nulla, è solamente la vostra pigrizia che vi potrà fermare dallo scoprire questo
questi progetti in testnet. Andiamo alla finanza tradizionale. Dice, ma che abbiamo fatto fino ad ora? Abbiamo parlato di finanza tradizionale, vero, ragazzi, avete ragione. Oggi abbiamo parlato tantissimo di macroeconomia, ma ve l'avevo detto, quindi non potete lamentarvi e vi tocca ascoltare anche qua finanza tradizionale. Perché? Perché, come dicevo prima, sto Dow Jones, ragazzi, abbiamo visto la scorsa settimana, no? Il Russell 2000 è uscito fuori dal cimitero, ritornato nel mondo degli esseri viventi. Poi, d'altra parte, chi è ritornato, anche lui, no? Chi non muore si rivede, come si suole dire, il Dow Jones, che ragazzi per 2 punti, non ha chiuso nella scorsa settimana l'all-time high. Cioè, il Dow Jones, ragazzi, ha vissuto un periodo proprio, cioè, di oblio totale. E nonostante questo, ragazzi, la scorsa settimana è stata una rotazione molto importante. Se vi siete persi la prima parte della puntata, la trovate poi su YouTube, dove vi spiego un po' tutto quello che è accaduto sulla scorsa settimana, perché è stata una settimana molto importante a livello macroeconomico. In realtà, anche S&P 500 e Nasdaq non hanno chiuso la settimana poi così male, però ragazzi, è giusto, quello che è accaduto, no, dopo il dato dell'inflazione di giovedì ha portato sicuramente, no, tanti capitali su altri lidi, ha lasciato Nasdaq ed S&P 500 un po' lì, ma siamo sempre sull'all-time high, quindi attenzione, perché non dobbiamo fare gli stessi errori che facciamo nel mondo cripto, che scende di 0,5%. Oddio, è iniziato il bear market, è giusto? In più sta per aprirsi tutta la stagione delle dimestrali, i vari risultati, no, che portano le varie aziende. E proprio negli scorsi giorni sono arrivati i risultati delle grandi banche di Wall Street, che hanno aperto un po' la stagione degli utili. Hanno visto JP Morgan Chase che, ragazzi, neanche a dirlo, no? Cioè, ha visto i profitti aumentare del 25% nel secondo trimestre, quindi benissimo, GG per loro. Perché tutto questo grazie alle crescenti commissioni di investment banking e anche un guadagno, una tantum, definito così, di 8 miliardi con una partnership insieme a Visa. Ebbene, ragazzi, per JP Morgan Chase, che chiude la partnership da 8 miliardi, mi fa sempre piacerissimo per lui, un po' meno per noi, che insomma queste partnership non le chiudiamo mai. Però, nonostante questo, ragazzi, le azioni di JP Morgan, ma anche di quelle di Wells Fargo, eccetera, sono tutte quante scese. Queste sono tutte le azioni delle banche, nonostante gli utili alla fine sono andati abbastanza bene, sono tutte scese. Wells Fargo ha perso quasi il 6%, però aveva riportato un calo dei profitti, quindi diceva, va bene, ok, andate in questo modo. Ma Citi, ragazzi, ha registrato un aumento del 10% dei profitti, però ha perso sul mercato un 1%. Quindi c'è sempre, no, questa situazione un po' particolare, difficile, non c'è mai una cosa che va dritta, liscia come l'olio, chiara fin dall'inizio alla fine. Così come chiaro dall'inizio alla fine non è questa benedetta storia del debito degli Stati Uniti. Cosa sta accadendo? Ragazzi, è importante parlarne oggi, perché non è uno di quei discorsi che noi facciamo così dal nulla, parliamo di debito giusto per fare l'approfondimento. No, perché in realtà sono arrivato un po' di notizione, ma cerchiamo di dare un po' di contesto. Cosa sta accadendo? L'economia degli Stati Uniti, nonostante il mercato, gli utili, eccetera, eccetera, lo vediamo, sta comunque crescendo, sta comunque andando avanti, una crescita sicuramente ridotta rispetto a quelle poteva esserci gli scorsi mesi, ma comunque una crescita. Ma qual è il costo di questa crescita? Ecco, il costo di questa crescita è che, ragazzi, il debito che è sempre superiore, no? Quindi questo debito che aumenta, che viene messo sul tavolo in cambio di nuova crescita. Però chiaramente no, non crescita che non è costruita, non si costruisce, non si basa su fondamenta solide. Dal 1977 il rapporto debito PIL, cioè qual è il debito e qual è la produttività sostanzialmente di un paese, è salito costantemente. Per farvi un esempio, lo zio Nino, che guadagna 15.000 euro annui, per dire, in questo caso qui guadagna 15.000 e ha debiti per 18.000. Ok, cioè, veramente, dobbiamo sempre contestualizzarlo, umanizzarlo un po' questi dati, perché messo così dice, ok, che cazzo vuol dire rapporto debito-PIL? Non significa nulla, non lo capisco, Wolf, mi secca, vado a memare, vado a degenerare sulle meme coin, e fai pure bene se fai in questo modo. Però, ragazzi, oggi ci troviamo sul
la possibilità, no, di questo aumento del rapporto debito-PIL del 125%. Questo cosa significa? Che non solo stai praticamente indebitando tutto quello che vai a produrre, ma in più vai pure oltre, vai sempre di più oltre. Dal 2001 il governo ha registrato un deficit ogni anno, anche quando non era in crisi. Sì, perché normalmente, e questo mi sembra anche normale, no? Zio Nino farebbe anche in questo modo, anche lui si comporterebbe in questo modo. No, cosa farebbe lo zio Nino? C'è un periodo di crisi, quell'anno lì si deve sposare, deve fare il 18esimo, il 16esimo compleanno, quello che fanno nel boss delle cerimonie, no? Cioè, deve fare la festa per sua figlia, un momento di crisi totale, deve spendere 42.000 euro per la festa della figlia. Cosa fa? Vabbè, si indebita per quell'anno lì, ma cazzo, lo fa ogni anno, cioè quell'anno lì c'ha la macchina che gli si è rotta, si indebita per la macchina che gli si è rotta e basta, l'anno successivo poi si ritorna un po' a regime. Invece negli Stati Uniti, praticamente dal 2001, anche se non c'erano crisi particolari, anche se l'economia andava discretamente bene, comunque ci si indebitava perché così, alla fine era giusto in questo modo. È chiaro che nel tempo poi cosa è arrivato? Grande recessione, e lì è aumentato vertiginosamente il debito, perché se la normalità è che ci sia una contrazione del debito continua, immaginiamoci in momenti di grossa difficoltà come la grande recessione del 2008, e allora in quel caso lì il debito aumenta ancora di più. Eccomi, non so se lo zio Nino ha portato al dump repentino, no, vabbè, questo classico, classico di sempre. Datemi un segnale se mi si sente, spero di sì, spero che si continui a sentire, perché sennò tutta la storia del nostro zio Nino praticamente se ne va a farsi benedire. Spero si senta. Comunque, continuiamo ad andare avanti, nonostante i vari disagi sempre. Ragazzi, io ve lo dico, cioè, sono in un forno ventilato, non sono in una stanza normale, quindi è che a un certo punto praticamente mi si fonde la batteria dell'iPad in questo caso, e se ne va a fanculo tutto quanto. Quindi spero mi si senta, spero si riesca a sentire. Fatemi sapere, insomma, se tutto quanto ok. Allora, stavo dicendo, no? Dal 2001, quindi si è aumentato questo debito, in più con la grande recessione, ancora di più si è esacerbata questa situazione. Poi c'è stata una ripresa economica, e che cosa hanno fatto? Hanno continuato a far crescere il debito. Non parliamo poi, ragazzi, del Covid-19, che ha ulteriormente aggravato la situazione. Quindi, ragazzi, ci troviamo nel 2024 con uno storico di debito che non fa altro che andare sempre di più verso l'alto e non accenda neanche lontanamente a scendere, e quindi sostanzialmente anche lo stesso, ragazzi, in tanti si sono espressi sulla questione del debito degli Stati Uniti, e tante volte io ve l'ho detto, quello che sarà il vero e proprio cigno nero, tra virgolette, ma insomma cigno nero neanche tanto, perché è evidente che è un problema, non c'è molto da fare, almeno sullo stato attuale delle cose. Però il vero problema, il vero cigno nero avverrà proprio sulla questione debito degli Stati Uniti. Cioè, secondo me è quel qualcosa che non sarà nei prossimi 2 o 3 mesi, ma sarà un po' più in là. Però quell'aspetto lì, ecco, quello è un aspetto che cambia veramente tanti equilibri. Lo stesso Jay Powell si è espresso la scorsa settimana dicendo: non si possono mantenere questi livelli di deficit in tempi di buona economia per molto tempo, e ci sono rischi nel mantenere un deficit molto più ampio in un periodo di piena occupazione, cioè in un periodo di economia che va bene, va positivamente. E non ha tutti i torti il nostro Jay Powell, però sapete, io voglio un sacco di bene al nostro Jay Powell, soprattutto se ci fa entrare in soft landing. Però, ragazzi, è chiaro che la situazione non è per nulla sostenibile. Perché? Perché il governo degli Stati Uniti sembra scambiare sempre di più il debito per ottenere in cambio crescita economica. Questa strategia è vero che può stimolare l'economia a breve termine, e quindi questo, secondo me, per noi, per i nostri mercati, per i mercati più rischiosi, per noi che siamo miopi nella nostra visione della finanza, è un'ottima notizia, no? Perché stimola l'economia a breve termine, ma va a minare sempre di più le fondamenta e la stabilità finanziaria sul lungo termine. Il Congressional Budget Office, e qua è la notizia importante, interessante, no, che dobbiamo andare a vedere,
Allora, il Congressional Budget Office ha riportato, ha fatto un report proprio negli scorsi giorni, dove prevede che il debito federale detenuto dal pubblico salirà dal 99% del PIL nel 2024 al 122% nel 2034, no? Quel dato a cui ci riferivamo proprio poc'anzi. E nella settimana, la settimana scorsa lo stesso CBO ha aumentato la sua stima del deficit di quest'anno del 27%. Ragazzi, stiamo parlando di 408 miliardi, si arriverà a un debito che toccherà, sfiorerà per un pelo, non arriva ai 2.000 miliardi di dollari. Ora, cosa significa tutto questo? Significa chiaramente, no? Cioè, è una sorta di, vediamolo in questo modo, una sorta di iniezione di liquidità. Attenzione a prendere con le pinze, giusto per capire un po' qual è il contesto. Dall'altra parte, però, ragazzi, questo va a drogare sempre di più l'economia, va a creare soprattutto un'economia estremamente tossicodipendente dalla liquidità. Tra l'altro, insomma, questa liquidità che arriverà sotto forma di deficit nei prossimi mesi. Per varie misure di sollievo per i prestiti studenteschi, per andare a sollevare, no, un po' dalla forza, dall'incremento esagerato alle spese mediche e vari aiuti all'Ucraina, che ragazzi, lì non possono mancare assolutamente mai. Il CBO, per chi non lo conoscesse, è un'agenzia federale indipendente degli Stati Uniti che fornisce varie analisi economiche e di bilancio al Congresso, quindi comunque non sono i primi cazzoni di turno. Qual è il problema? Il rischio sul lungo periodo, attenzione, il rischio principale è che un debito eccessivo può limitare la capacità del governo di rispondere efficacemente a future crisi economiche. Quindi questo va a incidere in qualche modo. Cioè, se noi un domani entriamo in soft landing, in parte perché ci salva il culo un po' questo debito elevato che ci portiamo da tanto tempo. E se noi andiamo ad entrare in una fase di recessione più dura, cosa succede? Cosa deve fare la Federal Reserve, che non può accettare che tutto quanto, no, se ne vada a puttane così da un momento all'altro? Allora, che cosa deve fare? Deve andare in qualche modo ad aumentare i propri livelli di indebitamento. Livelli di indebitamento che però poi a un certo punto, ragazzi, finiscono di essere smettono di essere efficace per risolvere delle crisi economiche di questo tipo. Quindi, questo cosa fa? Va a rendere il servizio del debito sempre più oneroso, va a minare la fiducia degli investitori, rischia di provocare anche lì, no, di andare a gettare benzina sul fuoco in fase di crisi finanziarie. E poi, soprattutto sul lungo periodo, ragazzi, chi paga tutta questa roba qua? Cioè, perché poi a un certo punto dobbiamo farci questa domanda. E c'è, no, il fenomeno noto come crowding out effect, che sostanzialmente cosa significa? Che quando il governo finanzia i suoi deficit di bilancio attraverso la varia emissione di titoli di debito, va ad attirare risorse finanziarie che altrimenti sarebbero state disponibili per investimenti privati. Quindi, sostanzialmente, chi ci va di mezzo, ci va di mezzo le aziende, i privati, eccetera, eccetera. In più, soprattutto, no, i nostri figli, i nostri nipoti, o comunque figli e nipoti degli americani, che nel tempo dovranno andare pian piano, no, a subire un diminuimento del, no, una diminuzione, scusatemi, del loro tenore di vita, un tenore di vita quindi più basso, una crescita economica più lenta, più alte, tassi di interesse più elevati. Quindi non nulla di buono con un debito così elevato. Ragazzi, questo aspetto qui, secondo me, è un aspetto che molto spesso non teniamo in considerazione, ma che dovremmo cominciare a tenere in considerazione, perché purtroppo non ha, diciamo che il percorso non ha un bell'aspetto, questo percorso che stiamo intraprendendo già da una ventina di anni, anche perché queste situazioni, no, sembrano sostenibili, così come no, la Banca dei Settlement Internazionali ha definito. Claudio Borio, no, il capo del Dipartimento Economico della BIS, della Banca dei Settlement Internazionali, ha definito, secondo me, in maniera perfetta, no? Questo, sappiamo per esperienza che le cose sembrano sostenibili fino a quando improvvisamente non lo sono più. Quindi questo, secondo me, è il miglior modo per farvi capire, no, in che modo poi rischiano di esacerbarsi queste situazioni. Ahimè, la situazione, no? La questione, le preoccupazioni geopolitiche, il fatto anche che
la popolazione stia invecchiando sempre di più. E quindi, ragazzi, invecchiamento significa mantenere le strutture pubbliche, mantenere, no, le pensioni, tutto quello che sappiamo, la transizione energetica, sono tutti costi che vanno a creare, aumentare la pressione sulla spesa pubblica e che non aiutano. In più sappiamo che fino ad oggi è un po' il culo ci ha salvato, no? Il debito pubblico è aumentato sempre di più e quindi, ragazzi, ahimè, è una situazione che dobbiamo assolutamente monitorare. Quindi oggi giornata così, no? Giornata molto incentrata sulla macroeconomia. Spero però che questa puntata vi sia piaciuta e soprattutto che vi possa essere d'aiuto un po' da bussola per i prossimi mesi, per capire un po' nei prossimi mesi in che modo potrebbe andarsi a sviluppare quello che sta accadendo attualmente, e vediamo un pochino, no, che cosa accadrà lato macroeconomico. Secondo me passerà qualche anno prima che vedremo cosa accadrà sul fronte del debito degli Stati Uniti, ma anche quello, ahimè, è da tenere sott'occhio. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito. Se vi è piaciuta questa puntata, sapete al solito, no, che con un like, un retweet, se mi state seguendo adesso in live, o con un like, semplicemente un commento, se volete dirmi la vostra su YouTube, iscrivendovi al nostro canale, mi fate un enorme piacere e soprattutto so che vi piacciono questi contenuti. Detto questo, io vi rimando alla puntata di domani sera al pub, ci cazzeggeremo, no? Sono iniziate le puntate estive, quindi faremo un po' di cazzeggio, ma neanche tanto perché vediamo un pochino di portare qualcuno, a parte il nostro buon Paolone che è stato ai THCC e che ci racconta quali sono state le sue impressioni, no? Ci racconta un po' cosa è avvenuto durante l'evento. Io, detto questo, vi ricordo che la prossima puntata dell'Odilon Caffè sarà venerdì, sempre solito orario 13:40, e vi ringrazio ancora per avermi seguito. Un abbraccio, ragazzi, buon inizio settimana e buon lunedì. Ciao!